Siamo con il signor Pasquale Salvatore, rappresentante del carro numero 11, di quale contrada? Contrada Barruccia. Che cosa rappresenta questo carro? In poche parole, i tre potenti del mondo, il Papa, il Re e chi non c'ha niente sarebbero i contadini che stanno giù. E voi li avete davvero rappresentati? Vediamo il Re in cima al carro e poi? E i contadini stanno giù, però diciamo che quelli che hanno di più sono i contadini. Come mai questa idea? Così, ci è venuta così. Guarda che abbiamo parecchi bambini, abbiamo deciso di fare questa cosa. In quanti avete lavorato per la buona riuscita del carro? Una quindicina di persone. Per quanti giorni? È quasi un mesetto. E nella cucina del carro numero 11 di Contrada Parruccia incontriamo la signora Antonella e le chiediamo di descriverci e di elencarci gli innumerevoli piatti che state servendo. Abbiamo preparato la pizza col pomodoro, pizza di granone, pan rosso, cotto comunque del fuoco tradizionalmente, che più, pizza pane con i peperoni, pizza bianca con i peperoni, pancetta, salsiccia, che più, poi dolci ferrate, struffoli, ciambelline di ricotta. Tutto che riprende un po' la tradizione. Tutto della tradizione, baccalà fritto, tutto tradizionale. E degli ingredienti, signora, che cosa mi dice? Niente, abbiamo usato tutta farina naturale, proprio dei propri terreni, delle proprie culture, idem, granoni, tutto comunque della zona. Quanto tempo ci è voluto per preparare tutte queste cose? Prima di tutto tanta buona opera da tante buone persone. E poi comunque un 4-5 giorni il tempo di preparazione proprio della cucina ci vuole. E quante signore hanno cucinato? Noi siamo 8-9 signore che siamo sul carro, poi tutti i familiari intorno. Qual è il piatto che è maggiormente richiesto? Pane e peperoni o comunque la salsiccia, che comunque va per la maggiore. Di solito finite tutto a fine serata? Al ritorno sì, non c'è più niente. Numero 12 in compagnia di Renato e Carmine. Di che contrada siete? Allora, la nostra è la contrada Lauri, dove abbiamo lavorato in circa 13 persone, tutti amici, ci siamo divertiti, abbiamo bevuto, mangiato e oggi continuiamo a bere e mangiare. Per quanto tempo avete lavorato alla costruzione del carro? Circa 20 giorni, tutti i giorni. Qual è il tema che avete scelto quest'anno per questa sfilata? Noi abbiamo rappresentato il fine vendemmia, diciamo, cioè quando la gente finiva di vendemmiare e quindi festeggiava per il buon raccolto, questo è il tutto, diciamo. Che vino offrite oggi? Il vino è un vino aianico, prodotto dalle nostre zone. Voi l'avete assaggiato, sicuramente è buono? È buonissimo. Se volete potete avere un assaggio. All'interno della cucina del carro numero 12 incontriamo Valeria. Quali sono i piatti che offrite oggi? Allora, i piatti che offrimo oggi sono spaghetti con la mollica, tipici di Riccia, calzoni di San Giuseppe e poi ovviamente gli unici piatti che mangiavano i poveri, cioè peperoni, uova, polenta, cipolla, tutto quello che veniva dall'orto. Ho avuto modo di sperimentare che l'affluenza per la richiesta di queste pietanze è veramente elevatissima, ma secondo te qual è il piatto che viene maggiormente gradito? Allora, un sacco di persone richiedono i calzoni di San Giuseppe, perché comunque è un piatto unico di Riccia, che comunque viene fatto a Riccia, è unico, e comunque un sacco di persone lo vuole provare. E del vino che cosa mi dici? Come va con queste pietanze? Si sposa bene? Alla fine sì, perché comunque sono cose derivate dalla terra, comunque il vino rosso sta bene e quindi lo chiedono e lo chiedono. Tu hai preparato qualcosa, hai collaborato alla preparazione o sei soltanto qui per distribuire? No, alla fine abbiamo preparato tutto insieme con le mie amiche, quelli del carro, eccetera. E alla fine abbiamo fatto tutto insieme. Ovviamente c'è sempre la ricetta della nonna, perché comunque sono piatti tipici. Signor Luigi, da dove viene? Da Lucera. Come mai a Riccia oggi? Oggi siamo alla Sagra dell'Uva, siamo dalla Riccia, questa è la prima volta e mi piace la festa che stanno facendo. Che cosa ha mangiato? Un po' di tutto. E com'è? Buono, buono, buono. Lei insomma viene dalla Puglia, questa tradizione le piace? Il Molise mi piace, quindi non è che ho lavorato un sacco di tempo in Molise a Campobasso. Salvatore, in rappresentanza del carro numero 13 di Contrada? L'ama della terra.
Qual è il tema che avete scelto quest'anno? Ma quest'anno veramente non abbiamo avuto tempo perché abbiamo lavorato un po' tutto, è stato un carro per partecipare e per, come si dice, mantenere la tradizione. Comunque avete portato un carro in sfilata? Sì, abbiamo portato anche l'asino, si chiama Nina, è piccola, 6-7 anni, abbiamo fatto partecipare all'asino e abbiamo anche un altro asino, però quello l'abbiamo fatto noi. Di carta in gesso. Quanti siete sul carro? 15. E in quanti avete lavorato? Una decina abbondante. Per quanto tempo? Una ventina di giorni ce l'abbiamo messi. Che vino offrite? Vino nostro, ma veramente buono. E sul carro numero 13 chiediamo informazioni in merito alla preparazione dei piatti alla giovanissima Sara. Che cosa avete preparato? Allora, abbiamo preparato taccozze e fagioli, le taccozzelle con il sughetto e la carne macinata, c'è la in dialetto pizza San Martino, poi ci sono i peperoni fritti, ci sono i popcorn e ci sono moltissimi piatti come potete vedere. E abbiamo anche il pane con i cetrioli, il pane con la frittata a diversi tipi, frittata con i peperoni e frittata con le zucchine e i cetrioli. E poi ci sono anche la polenta al sugo. In quanti avete lavorato? Siamo stati tanti, tutti giovani ragazzi, insomma. E oggi state ricevendo tanta soddisfazione da chi apprezza i vostri piatti? Sì, è meglio per noi vedere che la gente piace, è proprio una grandissima soddisfazione. Carro numero 14 con Corrado e Michele ed altri rappresentanti di questo carro. A quale contrada appartenete? Contrada Paolina. Contrada Paolina, quanti ragazzi hanno collaborato per la buona riuscita di questo carro? Una ventina, però in totale ne siamo circa 40. Qual è il tema che avete scelto quest'anno? Beh, nell'argomento per mantenerci nel rispetto della tradizione folcloristica e dell'anima enogastronomica di questo paese, sicuramente la cultura del vino e tutta la sua produzione. Tutti i prodotti enogastronomici, dalla tavola di San Giuseppe alla cultura della stesura del vino, dal grappolo d'uva alla vendemmia alla produzione. La vendemmia che viene effettuata effettivamente nella maniera più antica possibile, addirittura l'uva pestata con i piedi. Sì, con il metodo antico, cioè con il classico, in dialetto detto sfrusciatur, con i piedi. Qual è il vino che servite oggi? Oggi assolutamente vino rosso, il vino della cultura riccese e della buona tavola, perché noi siamo amanti della buona tavola e ragazzi di buona forchetta, i ragazzi di Contrada Paolina. E a questo proposito spostiamoci in cucina e andiamo a sentire che cosa avete preparato. Siamo all'interno del carro di Contrada Paolina in compagnia della signora Angela. Visto che avete preparato tantissime cose, ce ne puoi elencare qualcuna? Allora, abbiamo fatto i cavatelli, baccalà, rustici, fagioli, pizza di grandurco, patate, peperoni. Insomma, un sacco di cose, guarda. In quanti avete lavorato? In tanti. E per quanti giorni? Casa sua è 2-3 giorni noi donne. E gli uomini una ventina di giorni hanno costruito il carro. Qual è la pietanza che è maggiormente gradita? Ma veramente la salsiccia. Forse perché è ancora presto, aspettiamo la fine della sfilata. Sicuramente. La cucina poi rientra vuota, date tutto voi. Sì, tutto.